Ti devi lamentare, dai. No, che mi lamento, poi sono qua con te. Appunto. Tu sai che quando sono con te sto sempre bene, no? Anch'io, quando ti vedo, guarda, tremo tutta. Ti emozioni? Mi emoziona, sì. Avere una testa così raffinata e intelligente come la tua mi mette in soggezione. Però non credevo che la tua età si riuscisse ancora ad emozionare. Guarda che io ho l'età che non sento di avere. E lo so. Perché ma... passo, quando penso quanti anni ho, mi manca il fiato. Ti manca? Vuol dire che vai in apnea? Quasi. Vado sott'acqua. Mi sembra di essere sott'acqua di annegare i miei affetti. Dopo vengo fuori e lo dico, beh, insomma, ce ne sono anche di più vecchie. Okay. Ma non mi lamento perché tutto sommato ti dico, non mi sento mai nell'età che ho, perché dico stupidate, perché scrivo sciocchezze. Come quando hai scritto questa roba. Questo è già meno stupido di quello là. No, stupido, questo qua, ti l'ho contato quando hai parlato col professore che mi ha tolto il saluto? Ma se vuoi, mi pare di sì, insomma, non c'è il nome che l'avevi fatto, ma insomma, ho conosciuto un professore rumeno, col quale avevamo, quando ci incontravamo per la strada, parlavamo del più del meno, insomma, no? E mi sono messa in testa di regalarvi quel libro là. Allora... La saga dei Fossennati. Allora un giorno li incontro per la strada, io lo saluto e lui non mi saluta. Allora dico, mi fermo e gli chiedo, professore, dico, ma lei è arrabbiato con me? Certo, dice che sono arrabbiato con me. E perché? Perché quando avrà finito di scrivere quelle stupidate che si sta che dato da leggere, allora quella volta io la saluterò. Ah, sì, dico, ma professore, è tutto in un senso. Sì, dice, perché qui due, uno si chiama, come si chiama? Gigi Teleperica. Senti, il nome stesso dice, mi dice qualcosa che non va. Che è vestito con la pelle della suocera del cane. E a un certo punto si imbatte in un muro di pane. Ma arrabbiatissimo, perché ti sudava perfino. E mi dice, mi sa dire da dove viene questo pane? E tu che gli hai detto? Da dove viene? Da tua fantasia, no. E io gli ho detto, ma professore, era un senso, non ha senso. E allora io la saluterò quando scriverà qualcosa di sensato. Ed è andato via. Certo che insomma, se tutte le cose che succedono dovessero avere un senso... Appunto, la vita sarebbe monotona. La vita sarebbe monotona. E infatti il sottotitolo è Il trionfo del paradosso, no? Sì. Mi pare che sia la storia di un viaggio, no? Sì, è un viaggio strano. Questi due che si incontrano e vanno all'equatore, ma non si sa cosa fare. E poi l'equatore dove? Non si sa neanche dov'è, sì. E poi durante il tragitto, perché sono solo dovuti fin dalla nascita dei loro nonni, no? Ti ricordi? Sì. Però in certi momenti si scioglie la parlantina e allora possono parlare, avvicinarsi e tutto. E poi ogni tanto si perdono anche in qualche filastrocca. Sì. Quelle filastrocche che ti piacciono tanto, no? Sì. Suonava la sorana con regalo una linconia e addosso la gabbana regalata dalla zia. Che la troviamo anche qua? Non so. Questo è un altro libro che ha scritto tu, vero? Sì, ma quello è più... Nella sua follia. No, è un po' più serio. E sappiamo che hai avuto una malattia, un dolore alla spalla, insomma, che ti ha tenuto a casa per un po' di tempo, no? Sì. Quanto? 2 o 3 settimane? Sì, circa. E in 2 o 3 settimane cosa hai fatto? Ho scritto. Quanto? Tanto per dare una misura. No, così scrivevo. Se sapevo che veniva fuori. E dopo mi sono stufata, buttata via, come stavo a scrivere sui muri. Ma non si può. Mi hai scritto qualcosa come 140 pagine? Sì, circa. 2 settimane.
6 settimane, sì. Cosa abbiamo fatto insieme poi nel Giovanni? Tante cose, ma lo si ma insomma, per non dirlo a nessuno. Diciamo solo quelle buone. Sì, sì. Quelle... perché si possono quelle dire si anche possono... i minorenni che possono sentirsi, per esempio, non so, abbiamo parlato alla radio, io suono acchio e tu suoni molto bene il pianoforte, non vuoi dire cose in comune però. E allora si possono fare anche le altre. Abbiamo perfino delle amiche in comune. Bello, non vi è stupidate, a me piace da morire. Ah, e della radio cosa ti ricordi? Della radio mi ricordo che sì, sì. La nostra mi esperienza mi piacevano i vecchietti, chi era quel vecchio che voleva conoscermi? Giovanni. Sì. Avevi avuto anche un pretendente, vero? Sì. Telefonava solo quando c'era. Chiedeva se c'ero e lui parlava di quando facevano durante la guerra, che andavano in stalla durante alla sera per scaldarsi e quelle robe. E allora io gli ho detto se ci incontriamo, siccome ha detto che voleva conoscere, ti ricordi? Mm-hmm. Gli avevo detto se potevamo incontrarci in un caffè. Però non aveva tanta voglia di muoversi. No. Pretendeva che andassi tu a trovarlo. Proprio per sì. Ho paura che... Mi sa che era malintenzionato. No, ma dimmi tu, chi alla mia età fa di queste cose? Appunto, ma quanti anni hai? 93. Caspita. Mi porti bene? Sì, anche prima che mi ha telefonato una era andata a sapere qualcosa per l'acqua che non ho capito. Quanto siete, quanti siete in famiglia? Uno? Chi? Io? Posso sapere quanti anni? E io gli ho detto che ne avevo... quanti anni? Non mi ha detto che avevo? 90. Le hai tirato un po' di me. Sì, ho tirato 2-3 anni, sì, almeno 3 anni. Senti, ma cosa facevi nella vita, insomma? La creativa. No, io ho avuto una vita molto difficile, veramente molto difficile. Una gioventù però anche spensierata. Poi ho trovato l'uomo che non avrei dovuto sposare, perché mi ricordo... una volta quando sono tornata a casa, dopo essere uscita con lui, e c'era mio padre in fondo sulla scala che si stava scendendo, io apro il portone e mi chiede da dove vieni. E io dico, sono stata all'altra, con chi? Con Enzo, e lui si è fermato e mi ha detto, con Don Abbondio ti dico, questo matrimonio non sa da fare. Poi non è stato neanche Don Abbondio. Ecco, e io invece l'ho sposato lo stesso. E ho sbagliato. Per fortuna che ho avuto 2 figli. Sì. Adesso ringrazio di è morto e sono felicemente vedovo. Ah, insomma, questo è il tuo passato. I progetti per il futuro? Beh, no, ormai non faccio più progetti per il futuro. Vivo la giornata e basta. No, cos'è? Come si chiamano? Non lo so. Allora, questo di Dio è no. Ma insomma... Beh, questo è il Babbo Natale, no? Babbo Natale, ma come si chiama? Maranteghe, no? Maranteghe, sì, le Maranteghe. E queste sono le Maranteghe di Maria Giovanna. Qualcuna. Che ne ha un po' una collezione, quante ne hai fatte? Centinaia. Non si conta. Ha fatto anche una mostra, no? Te l'ho detto che mi hanno messo anche sul piccolo di Trieste. E quella volta che è venuto quell'uomo dentro che mi ha detto che stava esponendo delle... ti ricordi che te l'avevo raccontato? È venuto un uomo dentro e io le avevo appese su una rete di pescatore, le avevo appese tutte così, no? Sì. Allora lui guarda queste robe e mi dice, signora, lei espone delle merde. E io lo guardo e dico, difatti sento la puzza.